Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su No Man's Island. Il titolo, diciamo, ricorda un altro gioco, non ambientato certo su un'isola, ma qua parliamo di un survival. Un survival che ricorda tantissimo Valheim per alcune meccaniche. Noi siamo partiti per mare con i nostri uomini, reclutati con il denaro, e siamo naufragati. E uno spirito qui ci dice che noi siamo i prescelti e i nostri uomini sono tutti annegati. Noi abbiamo diversi parametri vitali, dalla vita, la fame, la felicità, che è influenzata dal fatto di poter mangiare, di poter dormire e dall'indossare determinati vestiti, la sete e la temperatura. Temperatura è molto importante perché adesso vedete, io qua ho esplorato un pochino quest'isoletta. L'isola è divisa in, adesso non so dirvi quanti ne abbia il prologue. All'inizio l'alfa aveva due biomi, il gioco finale dovrebbe averne 5. Adesso non so se questo ne avrà 3 o 4, insomma, però qua in fondo vedete un portale. Questo portale è anche la quest che ho. Devo portare una pelle d'orso e 3 pelli secche. Il gioco, come dice anche Steam, non ci dice nulla, nessun aiuto, a parte un tutorialino all'inizio, un tutorial che potete accedere premendo esca, che ci spiegherà i sistemi. Infatti potete vedere questa visuale, zoomata così o ruotata. La rotazione mi crea qualche problema perché non ruota anche questa mappa, quindi è un bel casino avere un punto di riferimento. Quindi io me lo tengo magari più o meno così, ok. C'è un sistema di pet, praticamente adesso questa volpe qui ci segue, e con in tab abbiamo il nostro inventario. L'inventario, cioè l'equipaggiamento, tutto l'inventario invece qua sotto, possiamo espanderlo craftando degli zaini. Premendo il tasto C abbiamo il crafting, quindi dai tools alle armi, il cibo, le costruzioni, quindi si possono costruire case. Ovviamente io adesso qua ho piazzato questa bandierina del respawn. Abbiamo queste altre cose tipo l'alveare, il campfire che mi crafto subito, la wood chest, dobbiamo equipaggiare però anche l'accetta, abbiamo il drying frame per far essiccare le pelli e le standing torch. Adesso con questo non c'è granché da fare, se non che quando siamo vicini a qualcosa, tipo il fuoco, possiamo andare a utilizzare degli oggetti, come ad esempio quando siamo vicini al pozzo, possiamo o cliccarci e scegliere drink, oppure andare a prendere la nostra, adesso ve lo faccio vedere, la nostra jug, bere, la nostra brocca, e una volta che siamo qua vicini, con l'indestro possiamo fare fill, quando siamo a portata, diciamo, e fare fill e la riempiamo. Il gioco poi ci invoglia a scavare, a raccogliere risorse, perché vedete che qua vengono tutte segnate. Tra l'altro ci sono anche delle cose che non so cosa siano, infatti andiamo un pochino ad esplorarle. Intanto intorno vengono mostrate le varie cose. Tra l'altro io non so ancora come recuperare le fibre. Tra l'altro ho una mappa del tesoro che posso leggere e mi dà queste indicazioni qui. Ci sono tre tesori, mi servirà qualche tool probabilmente per scavare. E mi chiede anche livello 3, quindi bisogna anche salire di livello in qualche modo. Comunque questa è una zona che non so dove sia. Io voglio andare a vedere che cos'è questa cosa qua sotto. Ok, questo è un laghetto dove possiamo bere. Sì, perché c'è acqua. Acqua normale. Questa forse... Oh, forse abbiamo preso delle fibre, forse. Vediamo. Eh sì, non le avevo trovate fino adesso. Qua c'è un forziere che dovrei aver già visto. Sì, infatti, raccogliamo le fibre, perché con le fibre possiamo fare la famigerata corda, incubo di ogni gioco survival, le fibre. Allora, abbiamo fatta una, possiamo fare un'altra, no? Allora, con la corda possiamo fare il piccone. Il piccone è molto importante, perché cliccando vedete equip e mi equipo il piccone, e col piccone posso andare a scavare in giro. Adesso io vorrei buttare dei funghi,
perché non mi interessano. E vorrei andare a vedere. Ho subito raccolto Carrot Seed. Posso piantarlo, eh? Interessante, ma... Vabbè, oddio. Vediamo come funziona. Lo pianto qua vicino al forziere. Ma lo pianta? No, perché dovrò concimare in qualche modo... concimare, sì, magari, quello è subito fatto. No, dovrei piantare in un terreno piantabile. Vabbè. Allora, intanto ho delle pozioni di cura, ho una carota che io mi mangio subito perché ho bisogno di mangiare. Ho anche del cocco che mangio, ho anche delle bacche, blueberries, dei mirtilli. Ok, andiamo avanti, intanto la vita sta anche salendo. Intanto mi segue questo, mi dovrebbe difendere, vedremo. Però volevo andare a vedere questa zona qua perché mi sa che c'è una quest e volevo farvi vedere un pochino come funziona e scoprirlo anche io stesso. Abbiamo questa sorta di luogo. La visuale rende fino a un certo punto perché oltre un po' è un pochino scomoda. Però vabbè. Allerta avventuriero. I morti riposano in questo cimitero? Potenti creature ti guardano. Devi entrare nella cripta e guardare per il forziere incantato, cercare il forziere incantato. Cosa c'è di speciale in quel forziere? Devi ha rubato il tavolo dell'alchimista. Vabbè, boh, mi darà dei progetti, perché alla fine i progetti che abbiamo non sono tutti qui, ma ne abbiamo... Che altri? Il problema, sapete qual è? Che sto facendo una minchiata perché... Eccolo perché. Perché non ho una spada, non ho niente, non muoio male, malissimo. Non ha senso, è un gioco cattivissimo questo, se non fate attenzione. Quindi il gioco ci invoglia a aspettare un attimino, girare per questo immenso bioma e continuare a craftare cose. L'arco, ad esempio, non è un progetto così infattibile. Dovremmo andare su e prendere contatto anche dei lupi che mi hanno quasi ucciso. No, dobbiamo andare su. Qua i funghi li lasciando dove sono perché non mi interessano. Delle bacche non ne aveva bisogno. No, volevo tornare, sono andato un po' dritto. Allora, al momento pare che le fibre si trovino solo in questo bioma verde qui, però posso anche scavare. Ok, e raccogliamo dei sassi, rocks, ok. No, prendiamo le fibre, guarda quante ce ne sono di fibre, cavoli. O almeno pensavo fossero fibre, ma fibre non sono. No, continuo a prendere... Ah, è zucchero! Questo è zucchero. No. Questo è un bel problema. No, beh, sono queste, non me le evidenzia, ma... Devo equipaggiare il falcetto. Allora, dai, che adesso recupero un po' di fibre. Sì, in effetti sono diversi. Allora, l'ideale sarebbe fare una spada, almeno per essere un minimo competitivi. Rocce. Ecco, la spada si può fare, quindi io equipaggio questo e posso farmi la spada. Però mi chiede il livello 3. No, possiamo fare l'arco. L'arco e le frecce. Ma anche la mazza da baseball. Wood 2. Stone Hatchet. Ma la Stone Hatchet non ce l'abbiamo. Come si chiama? Old Axe. Ah no, dobbiamo fare la Stone Hatchet. Eccola qua. Eh sì, dobbiamo fare la corda. Che balle queste corde. Stone Hatchet. E a questo punto si sblocca tutto. Quindi tecnicamente stai qui.
Spada no, perché è livello 3. Niente, ci servono tantissime corde. E credo che di fibre ne avremo bisogno tantissimo. Ah no, l'ho buttata lì perché non ho spazio. Ma pensa a te. Allora, stanno andando male anche le... Ma che cacchio stai facendo? Mangia le fragole. Allora. No, no, no. Di fibre ne abbiamo tantissime, dai. Prendi le fibre. Che fanno bene. Guarda quante. Ricrescono, che è un piacere. Devo tenere d'occhio anche la sete, perché qua è facile perdersi via. Guardala lì l'altra. Devi raccoglierla. Mamma mia, visuale veramente una roba. Ha un non so che anche di mix tra un Cthulhu e... Allora, ok, adesso dovremmo avere la possibilità di fare una marea di corde. Fammi una marea di corde. Almeno possiamo fare anche l'arco, possiamo fare le frecce, possiamo fare un sacco di cose. Voglio vedere un attimo se l'equipaggiamento... Vedete lo zaino? Mi serve Sewin Traietta. Non ce l'ho. Mi porterà ad avere anche il... Adesso posso farla. Poi mancano rock. Vabbè, palle qua. No. Equip. Dai. Si c'ha molto di Valheim per quanto riguarda il metodo di progressione. Perché... Oh, finalmente. Perché comunque questa cosa dove dovete sconfiggere il boss per andare avanti è una cosa che è uguale. Allora, anche questo. E poi facciamo anche le frecce. Dovremmo farci anche l'armatura, a dire la verità. Qua mi serve una roccia ancora, quindi dobbiamo continuare con la nostra piccozza e andare magari qui. Vedete che le corde servono sempre. Ok, pietra, molto bene. Allora, eccola qua ancora, dai, prendiamone ancora. No, dai, le possiamo fare, credo. Però non le crafto qua vicino alla roccia, perché se per caso me le tiene in inventario. Ma a parte che devo mangiare io, perché non... Vabbè, fammi le frecce, ma vediamo se... Frecce, fammene un po'. Me le butterà per terra, perché... infatti, perché non c'è spazio. Le... Ok... Ok, e me le ha prese. Vediamo se riusciamo a prenderle tutte. Fantastico. Voglio provare subito l'arco. Vediamo come funziona. Eccolo. Gli ha fatto un po' male, ma... Ma non basta. Adesso. Sì, non fa tantissimo male. Vediamo se abbiamo modo di fare qualche armatura. Mi manca questo. Quel tool non ce l'abbiamo ancora. Beh, direi che è il caso di bere dalla brocca. E dobbiamo mangiare. Mangiamo il cocco che sta andando male. Perfetto, mangiamo anche una carota, giusto così perché non ci cura di niente la... Questo? Va bene. Adesso, se io prendo in mano la spada, vediamo se siamo più efficaci con questa spada. Anche se ho paura che sia un alto livello questo. Ah, ciao!
No, dai, fattibile. Ah, combatte da solo, non è il mio click. Ok, perfetto. Oh, molto bene. L'abbiamo abbattuto. C'è un forzierino qui. Mangiamo la mela prima che vada male. Questo lo equipaggiamo subito. Infatti, vedete, all'inizio non avevamo neanche il cappello. E il cappello si è rotto, infatti. Però adesso abbiamo un'armatura. Armatura che tecnicamente dovrebbe rompersi. Allora, abbiamo mangiato la mela. Non c'è molto altro da mangiare, però io voglio buttare i fiori, di cui non me ne faccio nulla. Non si è messi proprio benissimo, Quindi proviamo a vedere se c'è del cibo qua vicino. Poi graficamente è molto carino, per essere una visuale dall'alto. È molto carino. Dai, questo cos'è? Rame, ferro? Ma rosso. Copper, rame. Vabbè, dai, leviamoci sto dubbio e entriamo qua. Sì, però se sono bambo io non è che c'è un gran. Ok. Non è piccolino il posto qua, eh. Adesso andiamo a morte certa perché. Però è sicuramente intrigante come cosa. No, no, qua finisce male. Molto male. Caricamento eterno. Diciamo che va ogni tanto ho qualche problemino di caricamento. Infatti, se cliccate, vi esce la barretta del mouse che carica. Comunque. Allora, abbiamo bisogno di rimettere insieme le idee. Ovviamente parliamo del prologue, quindi dovrà uscire il gioco ancora, definitivo. Non so se uscirà in Early Access o meno. Qua possiamo riempire questa e bere noi stessi. Molto bene. Poi, non so se i funghi si possano mangiare o meno, ma io eviterei perché i funghi sono male. Vorrei lo zucchero. Io voglio mangiare. Adesso fammi buttare la vecchiaccetta. Buttala lì, ci ricordiamo di averla lasciata davanti a qualcosa lì. Ok, mangia. Vediamo di quanto è di 6, non è tantissimo. Pomodoro. Beh, sì, voglio provare però a capire se posso sparargli. Direi che non siamo ancora pronti. Adesso fammi prendere altre bacche. Perché più è alta la fame, più è alta la sete, cioè nel senso contrario, nel senso meno siamo affamati, meno siamo assetati. Più sale la vita, da quello che ho capito. Un coniglio. Siamo dei draghi con le frecce, immagino, eccoli là, coniglio. Sì, ma quindi? Vabbè, questo. Vediamo come funziona se abbatto un albero con sui frutti. Eh sì. Cos'è questo? Inventario pieno, ma poco male perché
mangio la mela. Una e due. Poi spostati di lì. Esina. Ah, esina, ok. So cosa farmene, ma... cosa posso fare con la resina? No, sarà sicuramente un materiale da crafting. Beh ragazzi, questo è il prologue disponibile per tutti, quindi se lo volete provare lo trovate tranquillamente su Steam ed è scaricabile. Non so quando uscirà il gioco, di solito quando esce il prologue, perché esce il gioco completo dopo, non vorrei sbagliarmi però. Però la base è sempre quella di un Valheim con grafica però alla Diablo, quindi... per raggiungere il bioma successivo, un bioma dove potete già andare adesso ma fa freddo, quindi appena sbarcate il portale arrivate in questo bioma ghiacciato, non è proprio ghiacciato ma iniziate a vedere dei blocchi di ghiaccio, degli alberi congelati, inizia a scendere la temperatura e quindi iniziate a morire, quindi bisogna coprirsi e per coprirsi dobbiamo raccogliere delle pelli, lavorarle e creare anche delle e raccogliere anche una pelle d'orso. Ovviamente nulla ci vieta di crearci una base, una casa con tutti i le pareti, le scale, insomma le varie. Magari non è utilissima qui, magari più utile in ambienti freddi dove quando la nostra armatura si usura saremo costretti, vedete che 96, poi dopo un po' si romperà, non saremo più protetti, quindi entrare all'interno di una casa potrebbe essere è un salvavita per noi, quindi metterci lì a craftare altre cose oppure uscire e rientrare velocemente senza morire di freddo. Quindi ci sono queste sottomeccaniche. Il gioco resta un survival molto interessante, ora però attendo il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!